La libertà personale è una necessità, è un bene molto prezioso. Può sembrare strano chiamarlo bene, ma lo è davvero. Soprattutto online. Online è una possibilità molto importante, essere liberi, poter scegliere. Negli ultimi anni si è sempre più andati verso un concetto di internet in cui gli utenti possono e devono poter scegliere quello che possono, che vogliono fare, come utilizzare i propri dati, come le aziende possono utilizzare i propri dati. Google, ad esempio, ha per ogni utente che ha un profilo con lei personalizzato l'esperienza utente. Quindi io posso tranquillamente andare a dirgli a Google di non usare più i miei dati e quindi di conseguenza avere un utilizzo differente del motore di ricerca, per esempio, dei risultati di ricerca. Un mio amico, l'altro giorno, forte proprio di questo concetto del voler essere libero, volersi sentire più libero, è andato nelle configurazioni del proprio account di Google e ha disabilitato l'utilizzo dei dati personali. Sia ben chiaro, non è che questa cosa ti fa sparire la pubblicità. Semplicemente Google, siccome non gli dai più permesso di utilizzare i tuoi dati per scopi commerciali, ti mostrerà della pubblicità differente. Infatti lui si è accorto che la pubblicità che ora vede fa schifo. Qual è il discorso? Che la pubblicità tu la vedrai sempre su quando navighi con i prodotti di Google, perché è il modo con cui sta in piedi. Nel momento in cui gli disabiliti la possibilità di utilizzare i tuoi dati personali in maniera semplice, semplicissima, tutto buio, in maniera semplicissima, non è che la pubblicità scompare, semplicemente non sarà più ritagliata secondo i tuoi interessi, secondo le tue passioni. Questa cosa rende l'esperienza ancora più frustrante rispetto del non voglio che Google utilizzi i miei dati, perché vedrai degli spot, delle pubblicità, delle immagini, dei testi, di argomenti che a te sostanzialmente non te ne importa ben amata fava. E questa cosa è ancora più fastidiosa rispetto a dire che non vuoi che Google utilizzi i tuoi dati. Quindi non è sempre detto che inibire l'utilizzo dei tuoi dati da parte delle corporation possa poi alla fine risultare essere una cosa intelligente. Alla fine utilizzo un servizio a titolo gratuito, in modo gratuito, non ti chiedono soldi. Da qualche parte questi soldi devono arrivare, se no il servizio chiude, semplicemente. Quindi la pubblicità dovrai vedere sempre, c'è poco da fare, sempre. Quello che puoi fare, quello su cui puoi agire, è il quale tipo di pubblicità. Pubblicità. Inibire, disattivare questi permessi, non è che poi alla fine vai a finire con chissà quale miglioria. Non è detto, non è detto. Mio amico, per esempio, ci è rimasto male. Sta quasi pensando di tornare con l'impostazione attivata, perché poi l'esperienza utente alla fine ne risente. È un po' fastidioso vedere spot e cose di cui non te ne frega niente, costantemente, tutto il giorno, ogni volta che apri una pagina, ogni volta che cerchi qualcosa. Da ragionare, perché non sempre le cose funzionano come vogliamo.